Salve a tutti amici e amiche del Manga Podcast e bentornati in questo nuovo video. Come state? Spero bene. Questa è la prima volta che mi vedete in video e per me è una cosa un po' strana. Però vabbè, prima o poi ci farò l'abitudine. Comunque, prima di iniziare volevo ringraziarvi di cuore per tutto il sostegno che avete dato ai due documentari, se così si possono chiamare, e molto probabilmente Piero Angela in questo momento si starà rivoltando nella tomba, dedicati a Durasawa e a Toriyama. Per me, già soltanto il fatto di aver intrattenuto migliaia di persone per oltre 40 minuti è fonte di profondo orgoglio. Inoltre, il tempo dedicato a cercare la documentazione, registrare, montare il video, veramente è stato completamente ripagato dal vostro supporto. Se siete di passaggio su questo canale per la prima volta, fidatevi, andateveli a vedere perché non ve ne pentirete. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi andremo a parlare di Happy, manga disegnato e creato dalle abilissime mani di Naoki Urasawa e per la quale, secondo me, c'è ancora un po' troppa ombra nei suoi confronti, meriterebbe molto più di quello che realmente la fanbase gli dedica. Anzi, prima di gustarvi questa recensione, lasciatemi un bel commento dove mi indicate la vostra top 3 dei manga preferiti di Naoki Urasawa. Voglio proprio vedere se c'è qualche pazzo che ci piacerebbe Happy. Ma bando alle ciance e partiamo con la trama. Il campo da tennis è un'arena semplice dove la competizione si svolge senza fronzoli. Non ci sono distrazioni, solo tu e il tuo avversario. Si entra in quell'anfiteatro e tutto scompare. Rimangono solo la pallina, uno sfondo nero e le gocce di sudore che ti scorrono lungo il viso. Per Miyuki Umino, tuttavia, quello spazio da 24 metri per 11 rappresenta più che un mero campo da gioco. La sua racchetta non è al servizio del divertimento, bensì è la spada votata alla protezione e al benessere della sua famiglia. I genitori infatti l'hanno lasciata prematuramente e con loro se n'è andata anche la sua spensierata adolescenza. Su di lei infatti grava il compito di crescere i suoi tre vivaci fratellini, cercando di conciliare scuola, vita privata e drammi che soltanto i giovani adulti possono comprendere fino in fondo. Ma ognuno di noi sa benissimo che le disgrazie non vengono mai da sole. Tende a piovere sempre sul bagnato e Miyuki Umino lo sa meglio di chiunque altro. La già difficile situazione del nucleo familiare viene ulteriormente stravolta. 250 milioni di yen, alla valuta attuale circa 1,5 milioni di euro, è questo il debito che Miyuki Umino si ritrova costretta a dover restituire. La causa di tutto ciò è l'ingenuo fratello maggiore di Miyuki, che ha accumulato tale debito proprio nei confronti di una pericolosissima organizzazione malavitosa. Ovviamente il furbastro non si trova, si nasconde e di conseguenza gli usurai vanno dalla sorella, che ancora in florida età potrebbe riuscire a ripagare tale somma girovagando tra i locali a luci rosse dei sobborghi cittadini. Tuttavia questa cosa minimamente va giù a Miyuki, che si rifugia nell'unica cosa che i suoi genitori gli hanno lasciato in eredità: un enorme talento per il tennis. Fortunatamente il professionismo riesce a garantire ingenti entrate tra sponsor e premi in palio e diversi tornei, ma la strada è lunga e piena di spiacevoli ostacoli. L'evoluzione della trama sembra quindi lineare e scontata, giocare per ripagare il debito in un susseguirsi di partite via via sempre più emozionanti e spettacolari, fino a che Miyuki, finalmente libera, diventa la miglior giocatrice al mondo. Beh, per fortuna, dietro al pennino non c'è un autore qualunque, bensì Naoki Urasawa, e chi ha letto qualcosa di suo sa benissimo che nulla è mai banale. Per chi ha visto il video documentario che ho realizzato su Urasawa, già sa che la storia editoriale di Happy è molto particolare. La sua nascita, infatti, è una conseguenza diretta di una serie di spiacevoli eventi. Ma andiamo ad approfondire. L'opera che ha fatto da trampolino di lancio per il suo successo nel mondo fumettistico, ovvero Yawara, era talmente popolare in Giappone da trainare le vendite della rivista nella quale veniva pubblicata.
Pensate che nei sondaggi di popolarità la fetta di voti dedicata a Yawara superava il 60%. La trama di quest'ultima gira attorno ad una giovane ragazza giapponese, prodigio del judo, il cui percorso è indirizzato a calcare i più importanti palcoscenici mondiali. Aspettate, non vi ricorda qualcosa? Eh già, sono dinamiche molto simili a quelle di Happy, ed è proprio qui che troviamo il fulcro del discorso. Al tempo, il mondo editoriale, soprattutto quello manga, era profondamente diverso da quello che conosciamo oggi. La fine di una serie di punta per una rivista rappresentava un problema di non poco conto. Occorreva trovare al più presto un sostituto, e così i pezzi grossi di Shogakukan, la casa editrice per la quale lavorava al tempo Urasawa, si precipitarono a casa del maestro supplicandolo di disegnare un altro fumetto su uno sport femminile. Il loro obiettivo era chiaro: pubblicare un'opera che ricalcasse il successo della precedente, al fine di non far calare vertiginosamente le vendite della rivista. Idea che sicuramente a livello imprenditoriale non fa una piega, ma non scordiamoci che il fumetto non è semplice merce. Il fumetto è arte, e nessuno la capisce meglio di chi, dietro carta e pennino, questa magia la crea. Infatti Urasawa era ben conscio del fatto che i terreni già esplorati perdono inesorabilmente il fascino della prima volta. Difficilmente scimmiottare le opere passate avrebbe fatto breccia nel cuore dei lettori. Da tempo quindi stava rimuginando su cosa avrebbe potuto spiazzare il pubblico. Cercava qualcosa che fino ad allora era ancora inedito, e tra i fiumi di idee che scorrevano nella sua mente, una in particolare aveva illuminato il maestro. Qualcosa che strizzasse l'occhio ai grandi thriller inscenati da Stephen King, che intrigasse con i suoi misteri ed allo stesso tempo facesse riflettere. Ecco di cosa aveva bisogno il mercato giapponese. Peccato però che la casa editrice era di tutt'altra opinione. I piani alti fecero un'enorme pressione sul maestro, che si vide inesorabilmente costretto ad accettare le loro condizioni. Quindi, controvoglia, si mise al lavoro, anche se ben consapevole di un dettaglio che forse, anzi quasi sicuramente, sfuggiva ai suoi superiori. Ricalcare il successo di Yawara avrebbe sì salvato la rivista da un calo enorme di vendite, ma non avrebbe mai permesso di poterle incrementare. A quel tempo, inoltre, ad Urasawa era stato affibbiato il marchio di autore mainstream, proprio grazie al successo che la campionessa del judo aveva riscosso nel pubblico. Questa nomea che l'ambiente gli aveva affibbiato proprio non la sopportava. Ecco quindi che il bastian contrario insito in lui prende il sopravvento, e il risultato non può che essere fuori dagli schemi. Tutta la positività che impermeava Yawara scompare. La talentuosa judoka amata da tutti si trasforma in una tennista ingenua al limite del fastidioso, i cui eventi non fanno altro che portarla a farsi inimicare pubblico, stampa e avversarie. L'obiettivo finale non è più ambizioso e nobile come partecipare alle Olimpiadi, ma è la restituzione di un enorme debito monetario. L'atmosfera si tinge di colori più cupi e, ciliegina sulla torta, la sfilza di personaggi secondari con la quale Miyuki interagirà saranno lontani anni luce dal poter essere definiti positivi. Happy è l'antitesi di Yawara e rappresenta un messaggio che Naoki Urasawa vuole trasmettere forte e chiaro. Lui non è un autore banale. Ovviamente la cosa non viene presa nel migliore dei modi dalla casa editrice, che di fatto lo emargina. Niente meeting con gli editor, nessun confronto sulle possibili evoluzioni della storia. Urasawa rimane solo, come Miyuki, entrambi abbandonati da chi avrebbe avuto il compito di sostenerli. Rimasti in completa balia degli eventi, tuttavia accomunati da un'incredibile determinazione. Miyuki è come un veleno che si è introdotto in un mondo chiuso ma felice, un veleno che ha cambiato la vita a tutti. Un fattore interessante. Tra le tante interviste ad Urasawa che si possono trovare in internet e non, c'è sempre un concetto che ritorna: disegnare, creare e narrare storie che siano interessanti. Ma quindi cosa stupisce di Happy? Cosa lo porta a essere un manga che valga la pena di leggere?
Sicuramente un punto a suo favore sono i personaggi. Ora potrà sembrare strano, però si contano sulle dita di una mano quelli che non ho odiato, e mi spiego. Partendo dalla protagonista Miyuki, talmente buona e ottusa da non vedere la cattiveria che risiede nelle persone che la circondano, passando per Keiichiro Tori, il suo innamorato, erede della più influente famiglia del mondo del tennis giapponese e come tale degno rappresentante del classico stereotipo del viziato figlio di papà. E finendo con la rivale Choko Ryugasaki, l'unico personaggio in tutta la mia carriera da lettore che mi ha portato a tanto così da strappare una pagina. Pensate che a un certo punto non tifavo più per Miyuki al fine di vederla vincere, ma semplicemente per veder perdere Choko Ryugasaki. E fidatevi, io non credevo di avere un animo così subdolo prima di leggere questo manga. E questi sono solo una piccola parte: la glaciale madre di Keiichiro, lo stupido fratello di Miyuki, l'ingenuo Yakuza incaricato di riscuotere il debito, ovvero Sakurada. Tutti loro rappresentano una fetta di persone che non posso proprio sopportare. Ma quindi, perché, se li ho odiati così tanto, ne faccio un pregio dell'opera? Miyuki è consapevole della sua stoltezza, sa che non sarebbe capace di ordire piani complessi ed è troppo buona per ingannare il prossimo. L'unica strada che conosce è quella della perseveranza, mettere il 200% in tutto quello che fa. Allo stesso modo che Keiichiro prova una profonda repulsione per la sua debolezza morale, sempre in balia delle scelte altrui e mai realmente padrone della propria vita. E la cosa viene esaltata proprio dalla contrapposizione con Miyuki, che nonostante subisca durante la storia ogni angheria possibile, riesce sempre a rialzarsi con il sorriso e la determinazione che la contraddistinguono. Angherie che logicamente il più delle volte vengono pensate ed attuate proprio dalla rivale Choko, che risulterà agli occhi di chiunque insopportabile fino al midollo, nella quale tuttavia si riesce a percepire l'enorme solitudine che la caratterizza, schiava delle attenzioni che le riservano e mai realmente capace di essere sincera con se stessa e con gli altri. E questi sono solo una piccola parte dei personaggi che Urasawa utilizza per parlare al lettore. Volume dopo volume siamo testimoni dei loro mutamenti. Urasawa ci prende per mano e ci accompagna attraverso i loro drammi interiori. E inevitabilmente si viene a creare quel legame emotivo che alla fine sta alla base dell'immedesimazione. È proprio sulle loro contraddizioni che il maestro fa leva ed è grazie a questo che riesce a far breccia nella nostra mente. Vi confesso che tra le opere del maestro Happy è stata quella che mi ha emozionato di più. Nel bene e nel male la mia amigdala è stata stimolata dal primo al quindicesimo volume e tutto grazie al modo con cui i personaggi interagivano tra loro. Aiuta sicuramente sotto questo punto di vista il tratto pulito ed elegante che Urasawa utilizza per realizzare le sue splendide tavole, mai esagerate anche nei momenti di forte pathos. Il maestro infatti è pienamente consapevole del fatto che anche con le piccole cose si possono toccare potenti richiami emozionali. Una volta che si crea una forte connessione, basta una parola, un'azione o persino una semplice smorfia ed ecco che la magia inizia. Un sorriso può celare un'oscura tristezza, come uno sguardo gelido può nascondere un cieco amore. Dipende tutto dal collegamento che viene a crearsi tra autore e lettore. Per quanto io abbia amato quest'opera, è giusto che vi parli anche degli aspetti che meno mi hanno convinto. Non ho le competenze per elencarvi dei veri e propri difetti, tuttavia voglio cercare di trasmettervi le cose che meno mi hanno convinto durante la lettura di Happy. Partirei con la dinamica che più mi ha fatto storcere il naso durante la lettura, ovvero che mannaggia ad Urasawa, questa povera Miyuki non gliene va mai bene una. Ma neanche per sbaglio. Io capisco che in quel periodo fosse frustrato, ma veramente un accanimento del genere è quasi ingiustificato. A sta poveretta ogni capitolo gliene capita una, e anche nel momento in cui sembra che tutto si stia per risolvere, ecco che è lei stessa che si caccia nei guai.
Ora, a parte gli scherzi, io non pretendo che tutto debba per forza andare a rose e fiori, ma certe vicende sono veramente al limite del credibile. Secondo me si sarebbe riusciti comunque ad avere lo stesso risultato anche senza forzare determinate scene. Poi, logicamente, questo è un mio pensiero e come tale è totalmente opinabile. L'altro punto che voglio portarvi all'attenzione è lo svolgimento delle partite. Se come me siete abituati a manga sportivi in stile Haikyuu oppure Slam Dunk, dove comunque lo svolgimento della partita tante volte occupa anche interi volumi, sicuramente qua potreste rimanere un pochino delusi. Molte volte siamo spettatori dell'incontro una volta che è già iniziato, se non addirittura quasi finito. E questa cosa, a mio parere, smorza un po' quel filo competitivo ed agonistico che hanno solitamente i fumetti di questo genere. Però devo dare comunque a Cesare quel che è di Cesare. Dietro a questa scelta c'è una motivazione. Il tennis è veramente complicato da rappresentare nella sua interezza. Le partite durano ore e i punti nevralgici sono veramente pochi. Se ripeschiamo gli esempi che vi ho fatto prima, ovvero Haikyuu e Slam Dunk, la trama si svolge principalmente all'interno degli incontri e possiamo notare come sia pallavolo che basket presentino infinite variabili di gioco. I giocatori in campo sono molti e di conseguenza anche gli schemi di attacco e di difesa possono essere molteplici. Nella pallacanestro addirittura c'è il contatto fisico, il che crea inevitabilmente una marea di possibili soluzioni da poter utilizzare nel momento della stesura delle azioni. Nel tennis, invece, in campo si scende in due, inoltre non c'è nemmeno contatto tra i due giocatori. Pensate che fino a qualche anno fa non era nemmeno possibile interagire col proprio mister, cosa che realmente è stata sdoganata solamente nel 2022. La distanza tra i due avversari rende complicata la rappresentazione delle scene e il trasporre in maniera avvincente detti scambi è veramente complicato, soprattutto se si vuole evitare la monotonia di veder disegnate scene molto simili tra loro. Ovviamente Urasawa opta per un approccio un po' meno agonistico, anche per dare più spazio all'interazione tra personaggi. Infatti è risaputo come all'autore piaccia comunque entrare nei loro drammi personali. Tuttavia, nel mio piccolo e per quella che può essere la mia opinione, un po' di rappresentazione di gioco vero in più sicuramente non avrebbe fatto male. Tirando un po' le somme, posso affermare con certezza che Happy è entrato con prepotenza nel mio cuore. Il suo modo atipico di trattare lo sport mi ha semplicemente rapito, con quel modo disincantato e controcorrente con la quale fa emergere il marciume che risiede dentro le persone. Ed in particolare l'estremo opportunismo che caratterizza tutte quelle figure esterne al campo che come parassiti cercano di approfittare del successo altrui. Sebbene con toni molto meno cupi e maturi rispetto a tante altre opere, soprattutto future, Urasawa riesce pienamente a dar sfogo al suo talento. Ancora una volta è riuscito a trovare un modo alternativo per raccontare una storia sportiva, coinvolgendo tutto il dolore, il rancore e la rabbia che provava in quel periodo. Happy forse non troverà mai il favore del grande pubblico, ma sono certo che verrà apprezzata da chi avrà la fortuna di leggerlo. Urasawa forse con questa storia vuole semplicemente trasmetterci un messaggio. Nella vita, come nel tennis, è vero che si scende in campo da soli, ma è nelle persone nella quale ci circondiamo che riusciamo a trovare la forza per uscirne vincitori.